AmiciTelefonica.net, facciamo questo speciale sugli accessori Bluetooth per l'audio stereo. Abbiamo sotto mano un DS3120 di Parrot, è un'unità molto completa perché ha anche dentro un modulo radio, può essere connesso al computer via USB, quindi leggere le canzoni presenti sul computer, gli MP3, oppure può leggere le canzoni da una memoria o da un line in, quindi si può collegare anche un iPod. Abbiamo un piccolo display che ci fa vedere tutte le funzionalità. Noi abbiamo collegato al nostro BlackBerry Bold il Lambaradan, chiamiamolo così, che ci viene più facile che non la sigla, DS3120 Wireless Digital MP3 Radio, e vediamo come funziona. Abbiamo la funzionalità radio, entriamo dentro, basta dargli l'ok, alzare il volume e ascoltiamo la radio FM con una qualità abbastanza buona. Se vogliamo invece andare al Bluetooth, noi abbiamo già accoppiato il nostro BlackBerry, accendiamo il BlackBerry, andiamo sul lettore musicale, eccoci qui, e attiviamo una qualsiasi canzone, per ora Michael Bublé, ma poi vedremo come possiamo spostarci tra le canzoni. Attiviamo il dispositivo, in questo caso non ha preso, eccoci qui, ci ha messo un pochino ma siamo riusciti a connetterlo, e mandando in riproduzione il brano ascoltiamo l'audio dalle casse. La qualità è piuttosto buona, proviamo a cambiare brano. Andiamo su una canzone vincitrice della sezione giovani di Sanremo. La qualità dell'audio è sufficiente, dobbiamo dire che ci aspettavamo di più da queste casse così, così grandi. Per contro, la cosa bella è che questa stazione wireless gestisce anche le chiamate. Infatti, se noi dalla home del nostro Bold andiamo a telefonare per esempio al 139, la canzone si stopperà e entrerà in comunicazione con la voce. Abbiamo anche la possibilità di iniziare e finire la chiamata, adesso la terminiamo, e quindi la stazione è davvero completa. Ovviamente riprende la canzone una volta che la telefonata è terminata, quindi ottima la multimedialità di questa stazione. Mi avvicino un po' per farvi vedere il display e le funzioni. Per esempio, se andiamo nella funzione servizi del telefono, vediamo come possiamo vedere sia la rubrica sia la cronologia delle chiamate, quindi una stazione multimediale a 360 gradi. Peccato, per la fedeltà dell'audio ci aspettavamo qualcosina di più. Continuiamo la carrellata dei dispositivi multimediali Bluetooth con queste Parrot DS1120. In confezione troviamo il dongle Bluetooth per il collegamento al PC, oltre a due alimentatori, perché purtroppo non sono dotate di batteria, ma vanno alimentate singolarmente. Hanno anche la presa line in per collegare direttamente in stereofonia un apparato dotato di questa tecnologia, ma la cosa più interessante ovviamente è il Bluetooth. Lateralmente vediamo i comandi replicati su ogni cassa e proviamo a attivarle per sentire come suonano. Attiviamo il Bluetooth sul nostro Bold, si è collegato alle casse, attiviamo il lettore musicale e facciamo partire una canzone. Alziamo il volume. Dobbiamo dire che la qualità audio delle casse è davvero molto molto buona. Andiamo a un'altra canzone, magari più sincerità. Adesso è tutto che parta prima, ecco. Semplice. Bassi profondi. Con
sapere che sei l'unico con. Il volume si può regolare sia dal telefono, questa storia magica. Come sentite, viene regolato anche il volume delle casse direttamente con un click sulle casse. E come vedete è molto carino il fatto che cambia colore quando recepisce il comando la cassa. Una relazione stabile. Davvero molto molto buona la qualità audio di queste casse. Bene, proviamo ora l'ultimo, ma forse il più interessante dei prodotti per la multimedialità audio di Parrot, è questo Parrot Party. Perché il più interessante? Perché è portatile, come vedete è molto piccolo, questa è la dimensione delle casse stereo rispetto alla mia mano, ha dei comandi per aumentare i bassi e aumentare la tridimensionalità del suono e soprattutto ha un'alimentazione a batterie ricaricabili che dura parecchie ore di ascolto musicale quando caricata completamente. Iniziamo accendendo il dispositivo, ovviamente è disponibile anche l'ingresso audio e l'alimentazione. Il dispositivo ricerca il telefono, noi l'abbiamo abbinato al nostro BlackBerry Bold, dal quale andiamo a connetterlo, eccoci qua, andiamo su Parrot Party e diciamo di connettersi, l'operazione è piuttosto veloce, andiamo subito in connessione e poi attiviamo il lettore musicale, andiamo su Moon Dance di Michael Bublé ed ecco che le casse iniziano a suonare. La qualità è parecchio buona, anche togliendo l'aumento dei bassi e la tridimensionalità del suono, comunque la qualità audio è buona. Riattiviamo queste due funzioni e pur essendo piccole le casse, perché vedete in confronto al Bold, suonano davvero bene. Provo ad avvicinare il microfono per farvi sentire la qualità. Ovviamente si possono comandare come audio e come volume sia dal telefono sia direttamente dalle casse e la qualità dobbiamo constatare è davvero molto buona. Anche cambiando canzone, questa canzone ha un pochino più di vocalità ma viene riprodotta davvero molto bene nonostante le dimensioni delle casse. Parla di un rumore prima del silenzio e poi